Scusate, avete mica sentito di questo incendio alla ex TAB? Che non si devono consumare ortaggi nel giro di un chilometro? Se no. Sentito dire prima? Quanto? Un chilometro da lì? Sì. E se uno già ci ha piantato l'insalata, che fa? Io che avevo meglio buttarla via. Si è svolta presso il distretto sanitario di Camucia, che vedete alle mie spalle, la riunione tra ARPAT, ASL, Comune di Foiano della Chiana e ovviamente tutti i rappresentanti del mondo della protezione civile aretina in merito all'incendio che ha interessato la ex TAB proprio di Foiano della Chiana nella sera, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, e ovviamente sono state decise tutte le misure per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, non solo di Foiano della Chiana, ma anche dei comuni limitrofi. Venivo da Siena e l'ho vista una nube da lontano. Pensavo era il tempo nero, dico madonna, sta a vedere che a Siena Lunga piove, a Foiano piove, invece poi sono arrivato era tutto nero. La ex TAB di Foiano si presenta così ormai giorni dopo il grandissimo rogo che l'ha investita. Noi siamo andati anche nel paese proprio di Foiano della Chiana a sentire appunto come i cittadini, i residenti, i commercianti hanno, diciamo, vissuto questa brutta vicenda. È un problema grave e non possiamo farci altro. Bisogna solo stare in casa e basta. Cosa possiamo dire? Che è grave, molto grave. Il sindaco è stato sempre in prima linea, abbiamo visto. Sì, sempre in prima linea, è stata una persona molto splendida, ha avvisato noi negozianti di starci attenti, tenere chiusi i negozi, tutto qua. Secondo me è come a Seveso, quel diossina ha fatto tanto, perché erano plastiche, solventi, c'era di tutto anche la fabbrica. Poi un dice, sentivo qui, ammucchiavano molta roba, no? Scarti, sì che... Poi l'amianto è cascato.